Capitolo 9. Il Natale di Yellowstone. Verso la metà del viaggio, a ridosso del 25 agosto, mi ero recato in un punto di ristoro vicino a Canyon Lodge per pranzare. Appena entrato, il punto appariva esattamente come poteva essere in un qualunque altro punto del parco, in un angolo kit per il camping, con borracce, vettovaglie e boccali di ogni tipo. Dall'altro i punti con i capi di abbigliamento, dove si trovavano t-shirt e cappellini. Poi, ecco il bookshop. Infine il punto di ristoro, dove un cameriere invasato con una maglietta color puffo, un cappello da Babbo Natale, incitava i turisti a cantare con lui The 12 Days of Christmas. Questa cosa mi aveva lasciato decisamente di stucco. E mentre mangiavo, notavo che anche il resto del personale era dotato di cappellino rosso con pompon bianco. Ero decisamente più confuso di quanto non lo fossi prima. Cercando di scacciare questo dubbio dalla testa, iniziai a girare con calma per vedere i souvenir. Tra libri fotografici, DVD sul parco e la sua biodiversità, mi imbattei in una piccola bancarella dove si trovavano addobbi per l'albero di Natale, alci di peluche con cappelli da Babbo Natale e boccali natalizi con i bisonti e l'Old Faithful. Accanto a questa bancarella capeggiava il cartello Celebrate Christmas in August. Celebrate il Natale ad agosto. Pensavo fossero delle classiche manovre commerciali per i turisti estetti al gioco, presi un addobbo per l'albero di Natale, dei quali sono comunque un collezionista, e pagare alla cassa. Ma il pensiero della manovra commerciale cominciò a vacillare quando, arrivato a Lake Yellowstone, trovai un altro store dove mi ero fermato a fare colazione. Feci un giro del locale e trovai un angolo arredato con un perfetto set natalizio. Camino finto bello scoppiettante, albero di Natale ben decorato, addobbi, ghirlande e i soliti boccali natalizi con effigi di Yellowstone. Beh, ora ero troppo curioso. Salito in macchina, consultai la mia guida su Yellowstone e scoprii nella sezione 20 che a Yellowstone, quella del Christmas in August, non è nata come manovra commerciale, ma è una tradizione risalente agli anni 20 del XX secolo. Questa tradizione vuole che una violenta tormenta di neve si scatenò sul parco nel mese di agosto, lasciando bloccati per diversi giorni i turisti che soggiornavano nell'Old Faithful Inn. Per passare il tempo, i segregati decisero di celebrare il Natale nell'albergo, decorandolo con alberi e ghirlande e cantando cori natalizi per allietare gli animi. Da allora pare che la tradizione sia rimasta talmente forte che in agosto il personale invita i turisti a celebrare il Natale in questo periodo dell'anno, come del resto ho avuto modo di vedere. Letto il trafiletto della guida, scoppiai in una fragorosa risata. Tradizione bizzarra ma innegabilmente divertente. Tornai un attimo all'interno dello store che avevo appena lasciato e mi godetti il camino, l'albero e la strana e calda atmosfera di un Natale davvero fuori dagli schemi.